soggetto del nostro tutorial quest'oggi sarà un cuore, come potete vedere. Oggi andremo a realizzare l'incastonatura di un cuore da 27 mm, è una cosa che mi avete chiesto tantissime volte, veramente tante volte, e il cuore che andremo ad incastonare in realtà non è né un rivoli, perché ha un foro, e non è neanche un cabochon, in realtà è un cuore, è un cuore che ha un foro che lo attraversa. E si può tranquillamente comprare, io l'ho comprato da Macca e l'ho pagato 5 euro, ma si può comprare online ovunque. Io lo acquistai da Hobby Perline e lo pagai 4,80 euro, se non sbaglio, questo tempo fa, quindi non so oggi a quanto sta. E il cuore in questione, io non so esattamente la colorazione, è un grigio molto scuro, sembrerebbe un Black Diamond, ma è la nuova, una delle ultime colorazioni della Swarovski che io non ricordo. Comunque, per incastonare un cuore abbiamo bisogno appunto di un cuore da 27 mm. Badate bene, l'incastonatura che vi farò vedere vale per qualsiasi cuore che abbia un foro che lo attraversi. Però volendo, se siete un pochino esperte, lo potete adattare anche ad un cuore che non abbia un foro. Dopodiché avete bisogno di Delica 110, io l'ho scelta in questa tonalità grigia, non ho la numerazione di questo colore, semplicemente perché lo acquistai appunto da Bangla India via Piazza Vittorio Emanuele, e poi di Rocaglie 150. Dopodiché avete bisogno di un ago, io sto utilizzando l'extra fino della Miyuki, e di un filo, e sto utilizzando il Miyuki. Ok, allora spostiamo così, ecco. Dovrete inserire sull'ago 72 Delica di base e dovrete chiuderle a cerchio. Io le ho chiuse a cerchio ripassando una volta in tutte le perline, perché ho l'impressione che l'incastonatura sia più salda. Dopodiché, adesso zoomiamo, ok. Dopodiché dovrete iniziare a lavorare a peyote, una cosa che avrete visto in miliardi di tutorial. Ve lo faccio vedere lo stesso, di nuovo, proprio al volo. Questa è la delica da cui usciamo, questa è la delica che dobbiamo saltare, dobbiamo rientrare con l'ago nella delica subito successiva, dopo aver inserito sull'ago un'altra delica, e tiriamo il filo. Questo è quello che dovremo andare a trovarci, quindi una coppia di delica e una singola. Di nuovo, visto che dobbiamo farlo per tutto il giro, esco da questa delica, salto questa ed entro in quella subito successiva, perché io voglio che tutto il mio giro sia lavorato a peyote. Quindi vedete, due doppie, una singola e due doppie, senza che perdiamo tempo con i giri di delica, perché io l'ho fatto vedere in tantissime altre parti. Vi basterà tornare indietro al mio tutorial sull'incastonatura di una madreperla. Dobbiamo andare a realizzare 5 giri totali di delica a peyote. In questo caso, come potete vedere, finito questo giro, in realtà voi potreste pensare che si parli di un primo giro, in realtà si parla già di un terzo giro, perché le delica vanno contate a zig zag in questo modo. Quindi questo è un giro, questo centrale è il secondo e questo sotto è il terzo giro, oppure potrete contarle in maniera obliqua, 1, 2 e 3, quindi questi sono già 3 giri, dovremmo farne altri 2, quindi ci vediamo qui al quinto giro preciso. Al quinto giro realizzato, che preciso. Allora, eccoci tornati. Ho appunto fatto, aspettate che zoom un pochino, ho appunto fatto i 5 giri di peyote. Allora, io vi riconto di nuovo i 5 giri, esco da questa delica, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, oppure 1, 2, 3, 4 e 5, ok. Usciamo dalla delica sopra, come potete vedere il lavoro si è anche già incurvato da solo, anche se tecnicamente sono le rocaglie 150 che servono per incurvare totalmente il lavoro, per stringere più che altro. Cosa facciamo? Prendiamo due delica 110, usciamo da questa delica, se ci degna, ok, e rientriamo con l'ago in quella subito successiva e tiriamo il filo. Come potete vedere si è creata questa sorta di herring bone. Poi
prendiamo una rocaille 15-0 e lavoriamo un giro a peyote totalmente in rocaille 15-0. Quindi, dopo aver inserito le due delica insieme in un singolo spazio, facciamo un giro di 15-0 completo fino a riuscire con l'ago nella prima della coppia di delica. Ok, ho fatto un giro completo di rocaille 15-0 ed esco dalla prima perlina della coppia di delica che ho inserito all'inizio. Prendo altre due delica ed inserisco l'ago nella delica subito successiva e tiro il filo. È come se stessimo lavorando al rimbon, anzi senza come se stessimo, in realtà stiamo lavorando al rimbon, e questo è quello che vi dovete trovare. Dopodiché prendo un'altra rocaille 15-0 e continuo, entrando questa volta nella rocaille subito successiva, non più nella delica, e continuo a lavorare a peyote. Dobbiamo inserire un totale di 17 rocaille. Aspettate che zoom un pochino di più. 17 rocaille, allora io adesso ne inserite 2, 3, 4, 5. Ok, inseriamo 17 rocaille e ci vediamo qui appena le abbiamo inserite tutte 17. Ok, ho inserito 17 rocaille di base. L'unica cosa che adesso dovrò fare è saltare, quindi non inserire nulla, al 18° e al 19° spazio. Quindi cosa farò? Dopo aver inserito la 17ª rocaille, esco da questa, rientro nella delica sottostante e rientro anche nella rocaille subito successiva, in questo modo. Come potrete vedere, abbiamo saltato uno spazio e non si vede nemmeno il filo. Farò la stessa identica cosa con lo spazio numero 19, quindi entrerò sia nella delica sottostante che nella rocaille subito successiva e tirerò il filo. Ok, ho saltato quindi due spazi, non si vede nessun filo e riesco appunto da questa rocaille. Inserirò altre 17 rocaille fino ad uscire appunto con l'ago nella prima delica della coppia che abbiamo inserito all'inizio. Quindi abbiamo saltato due spazi e inseriamo 17 rocaille. Ok, usciamo appunto, abbiamo fatto il giro, abbiamo saltato le due rocaille dalla parte opposta della punta e dobbiamo inserire di nuovo due delica 11-0, usciamo sempre dalla prima della coppia, quindi prendo due delica e rientro in quella successiva. Ora cosa faccio? Devo cercare di realizzare delle punte un pochino come diciamo abbiamo fatto per la stella e quindi iniziamo. Allora inseriamo una delica qui, abbiamo inserito una rocaille. Allora abbiamo inserito una coppia di delica, ok. Dopodiché siamo rientrati in questa delica, inseriamo una rocaille e rientriamo con l'ago sia nella rocaille sottostante che in quella subito successiva e tiriamo il filo, magari facendo attenzione a non annodarlo come ho fatto io ad esempio in questo momento. Come si dice, il bello della diretta, è tutto tornato a posto. Ok, adesso usciamo da questa rocaille e tiriamo il filo. Adesso dovremo iniziare a creare appunto le punte in questo modo. Prendiamo una rocaille e rientriamo in quella successiva.
Di nuovo prendiamo un'altra rocaille. Ops, mi è partito il filo. Di nuovo prendiamo un'altra rocaille. E rientriamo in quella subito successiva. Adesso dobbiamo saltare uno spazio, quindi senza inserire nulla, perché dovremo inserire due rocaglie e lasciarne una libera, due rocaglie e lasciarne una libera, due rocaglie e lasciarne una libera. Quindi abbiamo inserito due rocaglie, rientriamo nella rocaglia sottostante a quella da dove usciamo con il filo e in quella subito successiva, di modo che lasceremo uno spazio che il filo non si intravederà. Intravederà. E ok, abbiamo saltato lo spazio, prendiamo un'altra rocaglia 15-0, rientriamo in quella subito successiva. Dopodiché prendiamo un'altra rocaglia e rientriamo in quella subito successiva. Madonna, cioè mi parte in qualsiasi istante. E rientriamo appunto nella rocaglia senza inserire nulla sul lago sottostante e quella subito successiva, di modo che saltiamo anche questo spazio e tiriamo il filo con calma, non vi preoccupate, questo non lo dovete fare, ok. Di nuovo un'altra rocaglia sul lago e infiliamo nella rocaglia subito successiva. Un'altra ancora e inseriamo nella rocaglia subito successiva. Saltiamo uno spazio. Proseguiamo così. Non blocco la videocamera perché vi voglio far vedere che cosa accade nel momento in cui arriviamo praticamente nello spazio che abbiamo saltato. Quindi io sto lavorando in questo modo. Sto inserendo una coppia di rocaglie, non insieme, separatamente, prima una e poi l'altra, e poi, come vi ho fatto vedere, salto uno spazio di modo che riesco a creare il disegno della stella che mi ero prefissata all'inizio. Ok, siamo quindi arrivati allo spazio tra le due rocaglie, quindi dove non abbiamo inserito, diciamo, rocaglie 11-0. Cosa faremo qui? Creeremo una mini punta, mentre le altre spiccheranno molto di più, questa spiccherà molto di meno rispetto alle altre, perché come potete vedere qui ci sono, ok, come potete vedere 1, 2, 3, ci sono 3 giri di rocaglie. In questo caso noi andremo a fare una punta molto più piccolina, perché qui sotto non abbiamo, come potrete notare, rocaglie, così come è accaduto da quest'altre parti. Quindi inseriremo una rocaglia e un'altra rocaglia. E saltiamo uno spazio. E poi inizieremo a fare di nuovo la stessa cosa che abbiamo fatto per questo lato. Ok, prima di farvi vedere come continuare, magari ho pensato che il giochetto che abbiamo fatto sotto con le rocaglie 15-0 non possa essere magari stato molto capito. Quindi vi voglio far vedere, abbiamo lavorato praticamente con le deliche in coppia fino a questo punto. Dopodiché ho saltato l'ennesimo spazio, dopo aver lavorato appunto con le deliche in coppia, ho saltato lo spazio e mi sono trovata a dover lavorare con le deliche che sopra non avevano nessuna rocaglia. Quindi ne ho inserite due. Ho saltato ancora una volta qui in questo punto la lavorazione e poi ho ricominciato a lavorare con le rocaglie in coppia in questo modo. Guardate un attimino bene la lavorazione così vi rendete conto, magari poi vi ritrovate allo stesso mio punto. Ok, esco dalla prima della coppia di delica. Inserisco sul lago una sola delica, però lo giro verso di me perché io lavoro meglio, tanto spero che lo capiate. Inserisco sul lago una sola delica e rientro in
sia le doppie, le due d'elica, e scendo giù. Poi rientro in tutte le rocaie, in questo caso tre rocaie o sottostanti, e sia nelle rocaie quelle attaccate, fino a riuscire, diciamo, adesso vi faccio vedere, alla coppia di rocaie che avevo creato inizialmente. Questa è la punta del cuore. Come potete vedere, mi dovrò trovare ad inserire, dovrò praticamente completare la stella, e quindi mi devo trovare ad inserire le ultime rocaie che rimangono. In questo caso ne devo inserire una, quindi entro in quella rocaia, inserisco una rocaia ed esco. Ora devo scendere in tutte le rocaie sottostanti e devo risalire in tutte le rocaie fino a ritrovarmi nell'altra coppia che ho inserito di rocaie, questa qui in questo caso, come potete vedere, questa coppia di rocaie, perché dovrò prendere un'ennesima rocaie. E rientrare nella rocaia successiva. Dopodiché scendo per tutte le rocaie che mi trovo e risalgo in tutte le rocaie fino ad uscire dalla coppia di rocaie che avevo inserito nel giro precedente, e stiamo realizzando una vera e propria stellina, esattamente come io adoro fare e come piace fare. Io ho visto la realizzazione di questo cuore non necessariamente con la stella, intanto vi parlo sempre per portarvi lì giù dove già vi ho portato prima, per farvi vedere come continuare in quel punto il lavoro. E mi piace molto la lavorazione a stella, però non necessariamente dovrete farla, potrete fare anche dei semplici giri di rocaie. Allora, ho realizzato la prima stellina vicina innanzitutto scendo in tutte le rocaie, ok, e ci siamo, sono scesa, ho realizzato appunto la prima parte della, ciao, era andata completamente fuori, ho realizzato la prima parte della stella e mi trovo in questo punto dove non avevo inserito ancora, avevo queste rocaie un pochino più non a forma di stella, ecco, se così vogliamo dire. Quindi ho inserito l'ultima punta della stella, sono scesa in tutte le rocaie e adesso devo un attimino pensare a che tipo di lavorazione faccio. Quindi adesso ci penso un attimo e poi ve lo faccio sapere. Ok, allora ho finito l'ultima punta, sono scesa in tutte le rocaie, risalgo in questa rocaia, rientro nella rocaia subito sottostante e in quella anche subito successiva, in questo modo, ed inserirò una rocaille 15-0 in questo modo. Dopodiché entro nella rocaille subito sottostante, in quella subito successiva tiro il filo, di nuovo in quella sottostante nelle due subito successive, e sono pronta ad iniziare, scusate la dislessia, sono pronta ad iniziare a lavorare di nuovo per completare le punte. Allora, cosa ho fatto? Mi spiego un attimino in due semplici parole. Avevo terminato l'ultima stellina, sono scesa in tutte le rocaie, sono risalita, sono riscesa, così non, il filo non si vedeva, sono risalita, ho inserito una rocaille, sono riscesa nelle due rocaille subito successive, sono risalita nella rocaille successiva, sono riscesa nella rocaille successiva e sono risalita nelle due successive, e adesso mi trovo perfettamente per continuare, diciamo, le stelline. Quindi in questo caso appunto ho inserito la rocaille, scendo in tutte le stelle e risalgo in tutte le stelle. Di nuovo sono pronta ad inserire l'altra rocaglia. Tiro il filo e mi parte pure il cuore, però. Cioè, non ho capito perché sempre così, vabbè. Ok, quindi
scendo nelle rocaglie subito sottostanti, risalgo nelle rocaglie subito sovrastanti. Di nuovo inserisco l'ennesima rocaglia per completare la stella. Se volete maggiori informazioni sulla stella, me lo fate sapere. Vi linko il mio. Aspettate, qua. Ecco. Vi linko il mio tutorial, quello sulla creazione della stella in una delica. E il concetto è praticamente sempre lo stesso. Non cambia assolutamente nulla. Quindi di nuovo sono risalita, sto per andare a creare l'ultima stellina. Quindi ho inserito adesso una delica, l'ultima che rimaneva per la creazione di una punta. Scendo e risalgo in tutte le deliche. Di nuovo. Creo l'ultima stellina. Ok, ecco, e mi parte il mio corazon. Ok, dopo aver creato diciamo tutte le stelline, devo spostarmi con l'ago, scendo il più possibile, arrivo fino all'elica, sempre in maniera obliqua, e devo andare con il filo praticamente dall'altra parte, dalla parte opposta della lavorazione, perché dovrò iniziare a lavorare nella parte retrostante. Quindi sono passata in tutte e cinque le deliche, tutte e tre, quattro quante sono, e mi trovo esattamente nella parte retrostante, ops, della lavorazione, come potete vedere. Adesso, come ogni incastonatura che si rispetti, prendo il mio cuore e lo inserisco all'interno dell'incastonatura stessa. In questo modo. Non so se vedete, eh. Come potete vedere, l'incastonatura è praticamente completata. Vi faccio solo vedere che cosa rimane da fare. Spingete bene l'incastonatura, la facciamo salire bene di modo che è perfetta. Vedete? Ok, e questa è l'incastonatura come si presenta sul davanti. Ok, perfetta, non mi dispiace nemmeno tanto voi. Allora, per quanto riguarda il dietro, semplicemente dobbiamo andare a realizzare due giri di rocaglie completi, però dobbiamo far combaciare la cosa facendo scendere anche qui, come in questo modo, questa sorta di herringbone. E vi faccio vedere semplicemente come si fa. Allora, innanzitutto dobbiamo appunto completare intanto il primo giro, perché io non sto uscendo precisamente da dove dovrei iniziare a lavorare in herringbone. Allora, non c'è una conta precisa da fare, bisogna un attimino andare ad occhio, cioè se io vedo che dall'altra parte la punta è qui, dovrò semplicemente camminare in questo modo e far uscire quindi la coppia di delica da questo spazio. Quindi adesso inseriamo tutto il giro di rocaglie. E poi ci rivediamo per questo punto preciso. Sono arrivata al punto in cui devo inserire due delica 11.0 nello stesso spazio, quindi esco da questa delica, inserisco due delica e rientro nella delica subito successiva, in questo modo. Quindi inizierò a lavorare nello stesso identico modo in cui ho lavorato in questo momento. Finisco il mio giro di rocaglie 11.0 e 15.0. Perché non l'avevo terminato, ho iniziato da 2
e mi metterò a fare il secondo giro di rocaie. Mi sono posizionata, mi sto posizionando in questo momento, come potete vedere. Esco quindi da questa delica, posso fare il secondo giro di rocaie e inserire di nuovo un'altra coppia di delica qui, esattamente come questo. Anzi, vi dirò, dovremo inserire una, due, tre coppie di delica più la singola, quindi vi posso suggerire a questo punto, credo che anch'io farò tre giri di delica e non più di rocaie, non più due. Adesso vedo un attimino come mi trovo e alla fine, appunto, appena ho finito tutti e tre i giri, ho inserito tre coppie qua di delica, vi dirò se ho deciso di fare due o tre giri. Alla fine poi ho deciso di realizzare tre giri completi di rocaie. L'unica cosa che vi posso comunque assicurare è che anche con due giri di rocaie l'incastonatura del cuore è abbastanza ferma, anzi no, è ferma, diciamo. Allora, ho inserito, appunto, così come nel davanti, 1, 2, 3 coppie di delica 11-0. La stessa cosa l'ho fatta nella parte retrostante, quindi come potete vedere 1, 2, 3. Mi manca di fare così come la parte sul davanti, di inserire una sola delica 11-0. Usciamo e rientriamo nelle delica sottostanti e questo è quello che ci ritroveremo davanti. Ora esco in tutte e tre le rocaie. Aspettate che zoom un po', così non devo stare così in alto. Okay. Sono uscita in tutte e tre le rocaie, però devo fare una cosa, devo rientrare in tutte queste tre rocaie e riuscire esattamente dalla perlina singola. Cosa faccio? Cerco di sgaiattolare in maniera, diciamo, senza far vedere il filo, maniera obliqua, così, ecco. Ad esempio, io entro in questa, entro in quella sottostante, entro in quella sopra e mi sono trovata perfettamente per rientrare in tutte e tre le delica della punta, sia in tutte le doppie che in quella singola. Ok, esco da quella singola, come potete vedere le punte del cuore si alzano, ma io ho un foro che mi può aiutare. Quindi cosa faccio? Esco dalla perlina singola, entro nel foro ed esco dall'altra parte, rientro nella perlina singola, rientro anche nel foro e riesco dalla parte opposta. Entro nella perlina singola, tiro bene il filo e rientro anche nel foro e nella perlina sottostante. Faccio questa operazione un po' di volte fino a che non sono certa che, appunto, le perline siano ben salde e ferme tra la lavorazione. Non si vede neanche tanto, quindi state tranquilli. Vedete, passo più volte. Io passerei almeno 4 volte serenamente. Ecco, questa è l'ultima volta in cui decido di passare. Passo un po' nella perlina, eccetera, eccetera. Ok. Una volta che sono passata per l'ultima volta, risalgo nella parte retrostante in tutte e tre le delica, dopodiché blocco la lavorazione passando più e più volte nelle perline. L'incastonatura a cuore è terminata, spero che l'abbiate compresa più che altro. Vi mando un bacione e alla prossima, ciao a tutti!